dottor Costa, io innanzitutto la ringrazio per la visita. Sono venuto molto volentieri, perché ci siamo conosciuti più di 20 anni fa. Sono orgoglioso. Siete venuti a offrirmi la vostra tecnologia, perché io come clinica mobile aprivo le braccia a tutti quelli che mi davano qualcosa che potesse aiutarmi a entrare nel rituale di cura dei miei più cari amici che erano i piloti. Però questo oggetto mi ha, diciamo, come sedotto, direi, mi ha sedotto. Perché mi ha sedotto? Perché non ero una macchina che io mettevo vicino a un pilota che si curava magari mentre io facevo altre cose. Questa macchina aveva bisogno della mano del fisioterapista, di me o dei miei fisioterapisti. E quindi c'era questo contatto con la macchina che aiutava quello che è il pilota, perché le caratteristiche della macchina, perché aveva un'azione antidemigena nei traumi acuti, oppure quello che è l'edema che accompagna tutte le forme croniche, questa macchina sicuramente lo faceva molte volte dileguare, quindi alleviava tutta quella che era la sintomatologia dolorosa che ne conseguiva da questa situazione. E però c'era questa, diciamo così, manualità che poi mimava la carezza, e che la carezza secondo me è una terapia formidabile, e credo che tutte le mamme del mondo sappiano quanto vale la carezza, credo che valga quanto un pediatra, perché sei costretto a entrare in rapporto con il suo mondo. Se il fisioterapista è arido e freddo, fa poca roba, sì, ma se il fisioterapista, come quelli che creavo, avevano quella passione per cui se non rendevano, si creava una specie di transfer, non solo psicologico, ma di materiali neuroormonali incredibili, che possono cambiare il terreno da trasformare un cancro in un terreno salutare. E quindi dopo, con la mia convinzione filosofica, psicologica, di pensare che dentro ogni essere umano esistono delle risorse incredibili, dei cofanetti pieni di piccole grandi magie, e con questo contatto umano si potevano anche evocare queste risorse, per cui si aggiungevano a quello che era l'azione benefica della macchina e l'azione benefica della mano del fisioterapista. Per cui piano piano mi sono accorto che si costruiva un mondo che era un mondo quasi da favola, un mondo quasi magico, un mondo favoloso, e che mi permetteva di aumentare enormemente quella che era la forza, l'intenzione, questa volontà, chiamiamola quasi irrazionale, del pilota di voler inseguire il suo sogno. Questo è lo scopo di quando ci siamo parlati la prima volta. Ho detto: la tua macchina mi piace perché la tua macchina non ignora la mano dell'uomo, perché la mano dell'uomo è la regina di tutte le tecniche.